ci sarebbe un filmato, l'ultimo registrato da Nadia Toffa, in cui spiega, a cuore aperto, la malattia. Il 1° di ottobre inizia la nuova stagione delle Iene, che riparte nel ricordo di Nadia Toffa, l'inviata e conduttrice del programma scomparsa il 13 agosto 2019 dopo una lunga malattia. Il programma, che è stato la casa di Nadia Toffa, omaggerà certamente il volto che è stato un simbolo assoluto delle ultime edizioni del programma. Ma c'è un inedito. Come riporta il Corriere della Sera da un racconto di Davide Parenti, esiste un video lungo 20 minuti che Nadia Toffa aveva chiesto alla redazione di realizzare alla fine del 2018, per raccontare l'anno difficile appena trascorso. Nadia Toffa chiese all'autore della trasmissione Giorgio Romiti di andare a casa sua con la telecamera. Nella clip, riporta il Corriere, si vede Nadia Toffa seduta nella cucina di casa sua, con i capelli corti, spettinati, un sorriso vitale, che ripercorre gli ultimi mesi vissuti e guarda avanti. La sorpresa è che vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo mio ultimo anno tremendo, persone che contano davvero. Vorrei che tu mi aiutassi a filmare questi incontri. I due inviati delle Iene le chiedono per quale motivo abbia deciso di realizzare questo video, perché in questo ultimo anno sono cambiata tantissimo. Risponde lei: non è il quanto vivi, ma come vivi. Quando muore una persona, trovo stupida la domanda, quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto intensamente. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte, tutte le cure possibili. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto. Una frase che adesso arriva come un pugno nello stomaco, una consapevolezza che oggi fa davvero male. Nel parlare della clip Davide Parenti non nasconde l'emozione e le difficoltà che ancora prova a parlare della conduttrice scomparsa poche settimane fa. Il patron della trasmissione specifica che la clip non verrà trasmessa, almeno per ora, non è ancora il momento di mandarlo in onda, vedremo più avanti. Chissà se lo vedremo mai, per piangerla ancora un po'.